Buongiorno, siamo qui con Umberta Telferner, psicologa clinica che abbiamo incontrato al Festival Mente quest'estate. Vorrei proseguire questo discorso con te, Umberta, parlando dell'amore dei giovani di oggi. I giovani arrivano molto spesso in terapia o anche nei gruppi dicendo: ma sono innamorato o no? Come se non riuscissero a decodificare le loro emozioni. E molto spesso sembrano in qualche modo delle persone analfabete alle emozioni. Fanno insieme, si incontrano, ma per esempio una cosa molto particolare è che il sesso precede il cosiddetto innamoramento e il sesso diventa come una cartina di tornasole attraverso la quale tentare di raggiungere delle emozioni. Cioè i giovani vanno a letto molto facilmente e sperano di ricevere delle tali emozioni dal sesso che poi li induca a stare insieme, che è un discorso assolutamente contrario e opposto a quello che facevamo noi, cioè il sesso era il punto d'arrivo rispetto a un dialogo verso l'intimità. Qui è un punto di partenza, come se il sesso di per sé potesse fare da collante. E infatti molto spesso poi possono riandarsene, non so, si mettono insieme senza una buona ragione, e poi se ne vanno e si lasciano con un SMS, come se non avessero costruito intimità. Costruiscono cose da fare, costruiscono dialogo sul quotidiano. Per esempio, sono spesso connessi tutto il giorno uno con l'altro attraverso, non so, WhatsApp piuttosto che SMS. I trillettini che si fanno per dire ti sto pensando, ma questi non sono elementi che costruiscono intimità ed è un vero peccato. Quindi la sensazione è un pochettino che sono analfabeti all'amore. Io parlo di amore ipermoderno che ha seguito un amore prima patriarcale, poi romantico, poi abbiamo avuto l'amore al tempo dei movimenti del 68 e del 77, che era completamente diverso perché per esempio quel tipo d'amore ha visto le donne assurgere, iniziare a lavorare, avere un altro peso specifico nella relazione. Poi abbiamo avuto un amore postmoderno basato, di cui ha tanto parlato Bauman, basato moltissimo sulla capacità di andarsene, sulla libertà, sul bisogno di libertà. E adesso abbiamo un amore che io definirei ipermoderno, che è un amore basato sul fare, basato su una quotidianità identitaria, la chiamerei, cioè ognuno trae dall'altro la propria forza, la propria identità, ma su una relazione mai data per come dire, non è messa in crisi fino a prova contraria, si sta insieme, ma non si parla della relazione, non si parla di se stessi, pochissimo, e non in qualche modo, come dire, non si. Non c'è gioco. Per cui c'è pochissimo erotismo, c'è sesso, ma non c'è erotismo. Perché? Perché ci sia erotismo c'è bisogno che la persona riesca anche a vedersi da di fuori, che possa giocare, no? E ci sono relazioni serie fino a prova contraria, e la prova contraria può essere un altro incontro, oppure un gioco, un dover andare a cambiare città, oppure qualcosa, come se l'intimità non si costruisse pezzettino per pezzettino come facevamo noi. E quali disagi oggi arrivano al tuo virgolette lettino? Arrivano persone bidimensionali, cioè che non hanno spessore e che quindi al primo colpo di vento rischiano di volar via. E volar via può voler dire crisi d'ansia, può voler dire fobie improvvise, vuol dire
entrare in contatto con un inconscio che non si conosce affatto e che spaventa. Tu ti sei occupato di sciamanesimo. E come lo colleghiamo? In questo momento storico stanno andando dagli sciamani un sacco di persone che vogliono aggiungere una dimensione alla loro personalità, direi, e che vogliono in qualche modo acquisire una dimensione spirituale, che è molto differente da una dimensione psichica, è altro da una dimensione psichica, e che quindi vanno a cercare un'apertura con il tutto, con la possibilità di fare un collegamento con il tutto. E quindi si va dagli sciamani perché si vuole imparare un pensiero complesso, si vuole imparare il rispetto dell'organizzazione più grande di noi. Cioè si va a cercare, secondo me, io direi proprio un apprendimento della complessità. Come si arriva da te? Io credo che le psicoterapie buone sono quelle che non appiattiscono l'individuo, o solo al corpo, o solo alla mente, o solo al fisico, o solo all'inconscio, ma che proprio lavorano per aiutare la persona a integrare queste parti di sé. Ogni persona che esprime un disagio è in un momento in cui ha bisogno di rivedere le proprie categorie di decodifica del mondo, e che quindi potremmo dire benvenuta la depressione, se la sappiamo interpretare, se non ci sappiamo, non ci spaventiamo troppo, perché vuol dire ci dà un'occasione per metterci in discussione e per complessificarci. Quest'organo, chiamiamolo così, questa nostra capacità di decodificare noi stessi e il mondo esterno. Bateson usava a dire, se prendiamo un cieco, dove finisce un cieco? Il bastone del cieco è incluso nella sua mente? E lui rispondeva di sì. Cioè il bastone con cui il cieco va in giro e tasta il terreno per sapere se ci sono gradini o ostacoli fa parte della sua mente. Quello che avviene e le categorie per decodificare il mondo e noi stessi dipendono dalla cultura, dipendono dal linguaggio che utilizziamo, dipendono dalle esperienze relazionali che abbiamo avuto, dipendono dai nostri inevitabili pregiudizi e da una serie altra di elementi assolutamente soggettivi. Per esempio, i ragazzi sono diventati velocissimi a decidere cosa è interessante e cosa no, cosa gli serve e cosa no. Leggono, vengono stimolati da mille stimoli, ma hanno una capacità di decisione di quali vie seguire per avere delle informazioni che è 20 volte la nostra. E questo è molto interessante, perché è come se avessero acquisito una superficialità che noi critichiamo e che invece è assolutamente adattativa per loro e che è molto utile a loro. Per il nostro pubblico di Pandora TV, Umberta Telfener può cercare i tuoi libri, che sono rivolti sia al largo pubblico sia a testi scientifici, ma se ti vuole porre delle domande su questa nostra chiacchierata e ti vuole raggiungere, so che tu hai un blog, che sei presente sui social, ci vuoi dire il tuo indirizzo così possiamo... Okay. Allora, il blog è su Io Donna. Ringraziamo Umberta Telfener. E abbiamo parlato di amore e di mente e speriamo di rincontrarla più presto, prossimamente.